Salve a tutti, miei cari zecchini, e ben ritrovati in questo nuovo episodio di House Flipper. Adesso ho visto come ci si arriva al menu principale, bastava schiacciare ESC. Non abbiamo potuto comprare la casa del genio delle tartarughe, ma... cioè, sì, l'abbiamo potuta comprare, ma non l'abbiamo potuto trasferirci in ufficio perché non sapevo come si faceva. Quindi non ce la siamo potuta prendere, dovremmo comprarci un'altra casa da far diventare il nostro ufficio. Guarderemo più avanti. Adesso abbiamo 137.000 euro di budget e in possesso una, sì, venduto 3. E questa non la possiamo più prendere, vero? No, l'abbiamo venduta e mi dispiace, quindi ciaone. Andiamo a fare pitturare una bella casa. Buon pomeriggio, io e mia moglie abbiamo comprato casa e la stiamo piano piano ultimando. Vorrei chiederti di dipingerti le pareti perché siamo arrivati alla conclusione che il bilancio è di una noia mortale. Che il bianco è una noia mortale. E inoltre è necessario installare alcuni dispositivi mancanti, cioè due climatizzatori e due termosifoni. Spero non ci vorrà troppo tempo. E che palle però, eh. Vorremmo trasferirci presto. Simone Stella, va bene, accettiamo. Intanto ragazzi che lui va, sigla! Bene, andiamo a vedere com'è questa casa, quello che c'è da fare, quello che non c'è da fare, che a me mi sembra tutte case uguali, mi sembra di esserci già stata qua. Comunque qua cosa c'è da fare? Qui c'è da pulisci la finestra, dipingi con colori cacao e mandorla, sabbia, installa dispositivi. Intanto ragazzi che io mi lavo questa finestra, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Me l'hanno cambiato, me l'hanno dato più potente. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivare la campanellina per tutte le nostre live di Marvel Snap il lunedì sera, di Stumble Guys il martedì sera, il mercoledì sera con la nostra Sercraft, non ve lo scordate mai, la nostra Sercraft, la nostra vanilla di Minecraft. E se volete giovedì sera, se vi piace, vi porto House Flipper. A me mi piace come gioco, mi rilassa un sacco. A voi, non so, non vedo che sta prendendo molto piede. Le visualizzazioni sono poche, però a me mi piace e me lo porto. Allora, puoi installare qui il condizionatore. Io non l'ho mai fatto, questo. 500 euro, sti granca, acquista. Sì, di questo colore. L'ho acquistato? Acquista. Devo trovare il posto giusto per montare. Ah, oh. Cavolo, ne ho acquistati due. Io lo metto in mezzo alla sala, scusa, eh. Monta, mamma mia che paura. Anche senza fare buchi al muro, vedi? Li faccio così, i buchi al muro. A posto. Strizza, strizza. Metti questo, strizza e strizza. Ma guarda che figata, questa non l'avevo mai fatto. A posto, dipingi quei colori. C'è un'altra finestra da pulire, qua, guarda. Non l'avevo vista, scusa, eh. Tac, e apri. Dipingi con colori cacao e mandorla sabbia. Prenderò due L. Prendiamoci il nostro rullo. Io qui, no, cacao qui no, perché che schifo, dai ragazzi. C'ho già i cosi, cacao, lo faccio di là, cacao. Qui faccio mandorla sabbia. Ora si pulisce, si pittura a una velocità enorme. Guardate qua. Io posso anche capire che il bianco venga a noia, però... Cioè, sto colore qui è un cazzotto in un occhio. Vabbè, l'hanno scelto loro. Mi tengo un attimo la pittura qui perché me ne ammazza da mucchio. Ho sbagliato a... Speriamo che devo... Oh mamma mia, ma è grossa sta casa. Vediamo questa stanza qua. È quella di prima. Fammi chiudere le finestre, va. Il bello di questo gioco qui è che se dai un calcio alla vernice non la butti intera. A me mi fa tiltare sto coso qua. Glielo devo spostare. Più indietro. Oh, ma come fanno a stare tutto lì? Anche queste seggiole qui messe così, tutte scombinate. Qui ho finito, andiamo a vedere di qua cosa c'è. Di qui c'è. Pulisci, dipingi con colori pesca chiara.
pulisci finestra e installa dispositivi. Ok, puliamo finestra subito. Seguite anche il panno davanti, vedete? Se qui se vai veloce non te le lascia le strisce. E il dispositivo dove va? Qua su. Però ce lo dovrei già avere. No, ne ho acquistati due prima. Non ce l'ho più, lo devo ricomprare, giusto? Acquista. Qui sopra ci sta bene. A posto, anche il condizionatore. E ora dipingi con colori pesca chiara. Meno male uno solo devo comprare. Toh, vai. Iniziamo a dipingere di pesca chiara la casa. E via. Con i potenziamenti che ci hanno dato, ragazzi, ora pitturare è veramente un piacere. Si fa veloce, si fa presto. Ce n'è ancora qua di pesca chiara. Andiamo a vedere dalle altre stanze cosa dice di fare. Bagno, solo pulisci la finestra. Va bene, te la pulirò. Ma questa te la puoi fare anche da sola, eh. Cioè, io capisco che imbiancare non sbatti, ma... Bagno, solo questo. Ok, via. Qui lasciamo un attimo aperto, andiamo a vedere qua. Pulisci la finestra, dipingi con colori lime. Chi sei, Elix? È casa tua, Elix, che vuole il lime, Mi sembrava che c'era un angolo che non avevo pulito, però va bene. Puliamo le finestre velocemente, guardate qua. Sto cosino qui è velocissimo. Apriamo. Apro perché se devo pitturare poi ci puzza, quindi... Facciamo un bel lavoretto. Prendiamo il lime, dopo vendiamo tutta la vernice, eh? Chiudiamo la porta perché mi dà noia, la porta aperta. Prendiamo il lime. Che bello il lime. Paura. Allora, e cominciamo a dipingere velocemente. Guardate come si fa presto, con gli avanzamenti che ho fatto. La rottura che devo rizupparla tutte le volte, però vedete, cioè è velocissimo, basta scorrere piano piano con il mouse in avanti e ciaone. Infatti velocemente l'abbiamo tutta pitturata di lime. Mi dice già concludi l'ordine, ma no, non ci dovrebbe essere altro che devo fare. Perché il progresso non è a manetta, quindi vediamo qua cosa c'è qua. Qui c'è da installare dispositivi del radiatore, quindi cioè, perché mi vuoi fare concludere l'ordine e fare la figura di non avergli montato il radiatore, dai, velocemente, tanto questo si fa presto, vedete, tac 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 e tac tac. A posto, questo è fatto. Qui c'è un altro dispositivo da montare in questa stanza qui. E c'è anche da verniciare rosa pastello e pulire le finestre. No, c'è ancora un sacco di cose da fare. Mi vuoi fare concludere l'ordine, te? Io capisco che sta già venendo buio, però qui c'è da lavare, da pitturare e da mettere qualcosa. Finestre fatte tutte. Rosa pastello, rosa pastello. Ho sbagliato, prima di là il lime l'ho preso M e non sono riuscito a finire tutta la stanza e ho dovuto comprare anche una S. Invece qua ci prendiamo subito la S. Poi devo andare a... ovviamente... no, due ne ho comprate, ma sono veramente un picciu. Elimina. Parlo, mi confondo e succedono queste cose qua, che si compra la roba che non serve. Rosa pastello, vediamo com'è il rosa pastello, Insomma, dopo avergli pastellato tutta la stanza, posso iniziare a vendere la roba perché non mi serve. Prendo l'ultimo radiatore, che è l'ultima cosa che serve, e gli prendo questo, anche se di là ce l'ha quell'altro, ma io gli piglio questo perché è più bellino. La finestra è piccolina, poi costa meno, quindi cioè va da sé che gli compro questo, no? Che dite? Vai, fatto.
andiamo a vendere tutte le altre cose che abbiamo comprato che non servivano. Tipo questa, la vendo. Cioè, che non servivano, che mi sono servite per pitturare, ma poi. Qua cosa c'è? Ah, di qua che si esce. Qui il bagno è tutto fatto, non c'è niente da fare, quindi. Questa la vendo. Ho detto vendi. Chiudo qui che prima entrasse gente. Poi mi vengono a prendere a casa mia. Andiamo a rivendere queste due. Tac e tac. E concludiamo l'ordine, ragazzi. 4, quasi 5.000 euro. Termina ordine. Bene, ragazzi, con questi altri 4.000 euro il nostro saldo va a 141.000 euro. Quindi io direi che nel prossimo episodio potremo comprare un'altra casa da ristrutturare, perché si guadagna molto di più ristrutturando le case e mi piace di più farlo. Guarderemo un po', abbiamo 141.000 euro. Io partirei sempre da quella più piccolina, casa bruciata, sai così, e poi le ristrutturerei man mano tutte e le venderei. Dobbiamo arrivare a 1 milione di euro, ragazzi, vi ricordo. Bene, per questo video è tutto, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Se così è, lasciatemi un bel like di supporto. Iscrivetevi al canale, lo stesso per il supporto. Iscrivetevi anche al canale di Lady Bianca, apparirà laggiù in fondo adesso a fine video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, Zecchini!